Ciao, sono Gianluca del team di Customer Success di Checkin e oggi ti voglio parlare della funzionalità deposito cauzionale. In pratica, grazie a questa funzionalità, potrai finalmente durante il check-in online richiedere agli ospiti di inserire i dettagli della loro carta di credito e Checkin in quel modo lì potrà bloccare nel loro conto bancario un importo per il deposito. E in caso di danni, in pratica tu potrai addebitare il costo del deposito ai tuoi ospiti. Una volta bloccato il deposito nella carta di credito, quindi una volta che gli ospiti abbiano inserito i dettagli della carta di credito online, Checkin ti garantisce che ci siano fondi a sufficienza durante i primi 7 giorni. Questo è un po' come funzionano i fornitori, no, di passerelle dei pagamenti, quindi non dipende da Checkin, sempre ti garantiscono che ci siano fondi durante i primi 7 giorni. Comunque sia, dopo il settimo giorno puoi comunque provare ad effettuare l'addebito nel caso di danni. Come attivare la funzionalità per il deposito è molto semplice. La prima cosa che devi fare è andare a impostazioni, poi pagamenti e qui scegliere tra Stripe e SEPA. Stripe, in pratica, potrai collegare il tuo account Stripe a Checkin e nel caso in cui decidessi di addebitare il costo del deposito agli ospiti, la commissione di Checkin è dell'1%. Quindi immaginati il deposito è di 100 euro, Checkin preleva 1 euro e 99 euro vengono trasferiti al tuo account Stripe. Stripe ovviamente lì applicherà la sua commissione e tu avrai il netto nel tuo account Stripe. Nel caso di SEPA, la commissione nel momento in cui decidi di addebitare il deposito agli ospiti è del 2% se gli ospiti hanno carta di credito europea, 3% se non europea. Nel caso di SEPA, tutti i soldi accumulati saranno disponibili qui nel tuo account di Checkin, verranno sommati al bilancio e ogni volta che ne hai bisogno puoi trasferirli al tuo account bancario. Una volta fatto questo, una volta deciso se Stripe o SEPA, vediamo come impostare il deposito alla sezione alloggi. Nella sezione alloggi accedi all'alloggio in cui vuoi attivare la funzionalità deposito, vai appunto alla funzionalità deposito cauzionale, clicchi qui, decidi l'importo della cauzione. E questa opzione qua è molto utile soprattutto nel momento in cui utilizzate delle integrazioni con PMS che forniamo. Cosa vi permette di fare? In pratica, potete dire al sistema Checkin: Checkin ascolta, richiedi il deposito solo a quegli ospiti che hanno prenotato tramite Airbnb, no? Nel caso in cui, per esempio, state ricevendo prenotazioni tanto da Airbnb come da Booking, quindi qui potresti dire: fonte di prenotazioni esenti, cliccare Booking, ok? E quindi Checkin sa che non dovrà richiedere il deposito a tutti gli ospiti che hanno prenotato tramite Booking e lo richiederà agli ospiti che hanno prenotato tramite le altre OTA. Poi un'altra opzione è scegliere se appunto il deposito deve essere facoltativo o obbligatorio. Facoltativo, praticamente durante il check-in online gli ospiti possono cliccare su un bottone che sarebbe in pratica paga il deposito, no? Blocca il deposito una volta arrivato presso l'alloggio. Deposito online obbligatorio significa in pratica che il primo ospite, se non inserisce dettagli della carta di credito, non può procedere e registrare dunque il resto di ospiti della prenotazione. Una volta che hai impostato il tutto, clicchi su Salva modifiche. E adesso vediamo lato ospite come funziona appunto il check-in online. L'ospite riceve dunque il check-in online, clicca su successivo e qui si registrano i propri dati. Adesso mi registrerò molto velocemente. Perfetto, clicco su successivo. Qui l'ospite inserisce la sua firma, accetta i termini e condizioni. E adesso qui è dove dovrà inserire i dettagli della propria carta di credito e cliccare su accettare. Ok? L'ospite dunque si è registrato online. Nella vostra dashboard, nella prenotazione, potete vedere lo status del deposito. In questo caso non ha ancora inserito i dettagli della carta di credito, per cui è ancora in corso. Quando gli ospiti inseriscono i dettagli della carta di credito online, lo status del deposito passa da in corso a bloccato e tramite l'opzione addebita potete appunto addebitare il costo del deposito agli ospiti nel caso di danni. Potete decidere se addebitare
l'importo totale del deposito che avete configurato, per esempio 200 euro, o solo una parte del deposito, appunto. Che aspetti dunque? Attiva la funzionalità deposito cauzionale e copriti da eventuali danni al tuo alloggio. Ciao!